Buongiorno a tutti! Buongiorno! Dario ha un po' con gli occhi lucidi, lo sì. Si vede perché ci siamo appena salutati con i ragazzi. Comunque abbiamo trascorso di fatto questi due mesi abbondanti in Sardegna. Oggi abbiamo salutato Ste, è vero, Pedro e Laura. Perché con Alma e Marco ci ribeccheremo, con Dani e Luca ci siamo già salutati. E anche con Tiziano che è già andato via, insomma. Questa è da tantissimo che non mi commuovevo per un saluto, perché siamo stati veramente bene. E adesso ricomincio un altro ciclo. A me non piacciono i saluti. No, neanche a me, però li ho sempre vissuti in maniera molto più distaccata, nel senso, ma sì dai, tanto questa è fa parte di questa vita, però adesso pesano, non so perché. Perché ci sta, amore. Noi stiamo per fare una pazzia. Non lo so, non è proprio una pazzia. Allora, sapete che noi qualche giorno fa abbiamo rotto l'hard disk dove avevamo all'interno circa un terabyte di materiale video che avremmo utilizzato per i nostri video. E di questo però ve l'abbiamo già parlato. Noi eravamo molto affranti, alla fine ci siamo arresi, Coca e Naya stanno lottando. Però ci siamo detti, va bene, se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna ad andare da Maometto. E come quindi facciamo a recuperare quello che è nato inevitabilmente perso per sempre? Ripercorrendo i nostri passi. Lo rifacciamo. Semplice, lo rifacciamo. Noi siamo tanto di... Io in prima persona ero molto dispiaciuto di aver perso quelle riprese e di non avervele fatti vedere, più che altro per i posti che avevo visto. Stiamo parlando appunto della costa dalla parte nord-occidentale a tutta la parte settentrionale della Sardegna. Adesso ci dirigeremo dritti dritti in Argentiera. Ciao Thomas! Ci dirigeremo dritti dritti in Argentiera, che è da dove di fatto abbiamo perso le prime riprese. E rifacciamo la costa nord. Sì, faremo... Non mi anticipo nulla, adesso andiamo in Argentiera, anche perché arrivati in Argentiera avremo già un altro discorsetto da aprire, perché ci saranno da dire un pochetto di cose. Dovremo lottare contro le condi meteo, perché qui è cambiata la Sardegna. Da una settimana a questa volta eravamo fino a Capodanno a mezza manica a fare il bagno a mare. Adesso qui tra un po' nevica, sta piovendo, è arrivato il freddo, c'è il vento. Dovremo lottare contro le condi meteo, perché vogliamo fare questo giro per recuperare tutto quello che abbiamo perso in circa una settimana. Però il meteo non è proprio della nostra parte, ma quindi speriamo. Siamo dati un po' di buffer come giornate, però ci proviamo e poi andiamo. Ricominciamo, abbiamo ancora una ventina di giorni per Sardegna. Andiamo? Andiamo. Inizio a far strada verso l'Argentiera, prima tappa di questa, come la possiamo chiamare? Spedizione. Di questa spedizione, esatto. Dai, via, chiamiamola come vogliamo chiamarla, però prima tappa Argentiera. Con un po' di ritardo è arrivato l'autunno, anche qui in Sardegna. Adesso sta grandinando da morire, la strada è bianca. Infatti vai piano, va. Thank you.
attimo a piedi a vedere se il cancello è aperto. Non si è aperto, amore. No, non lo sappiamo. Fermiamoci un attimo. Adesso ci fermiamo un attimo, ci organizziamo, vediamo un attimino cosa fare, perché appunto c'è un tempo bello interessante, croccantino. Anche un bel mare. Io starei attenta a quel cartello più che altro. Eh sì. Guardate come balla il cartello. A questo. Non ci arrivi addosso. Diciamo che facciamo che ci aggiorniamo tra poco. Siamo arrivati in Argentina. Più esattamente in questo momento ci troviamo nei pressi, in realtà siamo a ridosso della spiaggia di Porto Palmas, che per intenderci è la spiaggia che di fatto apre i portoni qua del territorio dell'Argentina. Noi siamo all'interno della provincia di Sassari, staremo circa una cinquantina di chilometri da Sassari, ed in questo momento siamo barricati letteralmente all'interno del camper, perché le condimetrie, come un po' già ci aspettavamo ma non pensavamo così tanto, insomma sapevamo che avremmo dovuto lottare contro le condimetrie, però per farvela breve, fuori è un bel macello, scusate la parola. Il mare è very strong, è molto inca, è proprio maya. Adesso esco fuori, vi farò dare un'occhiatina. Usciamo con Daria, insieme diamo un'occhiatina alle condizioni del mare. No, io non so mare. Se esco, sappiatelo, perché sto preparando le mie brioche, le briochine, gusto pizza, e poi c'è troppo vento fuori. Vi porto fuori, vi farete un'idea già guardando il mare. Ora, il discorso qual è? Probabilmente, anzi quasi sicuramente, oggi non riusciremo a farvi dare una sbirciata, un'occhiatina qui alla zona dell'Argentina, perché effettivamente le condimenti non ce lo permettono. Oggi è giovedì, domani e venerdì dovrebbe ancora essere peggio di oggi. Siamo speranzosi di riuscire anche noi e insieme a voi a dare un'occhiata qui alla zona nella giornata di sabato, se, ripeto, non riusciamo invece a realizzare qualcosina oggi. Detto ciò però, noi siamo appunto parcheggiati qui nel parcheggio di Porto Palmas e c'è una particolarità. Qui in Argentina c'eravamo già stati l'anno scorso, quando ancora era tutta una situazione abbastanza serena, era tutto aperto, ti potevi addentrare nel sentiero che poi adduce nelle cale più in profondità, che vedremo in questi giorni, senza nessun tipo di problema. Da quest'anno è in atto un processo di privatizzazione, ebbene sì, di questa zona dell'Argentiera. Non è ancora chiaro da parte di chi, c'è chi parla di russi, c'è chi parla di un signore di Rimini, sono varie versioni. Noi abbiamo parlato con tantissimi local, con tantissime persone qui del posto, e più o meno tutti che cosa ci dicono. Ecco, è in atto questo processo di privatizzazione, nel frattempo, che era già iniziato col vecchio sindaco, nel frattempo è stato fatto un ricorso al TAR, il TAR ha bloccato quella che di fatto è stata la chiusura temporanea della zona dell'Argentiera, perché dovete sapere appunto che il sentiero che da qui adduce appunto in profondità in Argentiera all'inizio è stato bloccato con delle recinzioni. All'inizio con delle pietre. All'inizio con delle pietre, poi con delle recinzioni ed un cancello. Quindi di fatto è stata veramente per un periodo chiusa completamente. Il TAR ha fermato questo processo di privatizzazione, adesso comunque si è in attesa di comprendere se effettivamente si potrà procedere con la privatizzazione o meno, quindi con la restituzione pubblica del territorio ai cittadini. Per cui nulla, adesso lasciamo Daria a continuare la preparazione di queste brioscine, che ci teneva tanto. Ci tenevo perché non voglio buttare via la sfoglia. E noi a questo punto usciamo fuori e andiamo a dare un'occhiata al mare inca. Se non riesco ad aprire neanche la porta. Oh! Oh! Ma serio? No, vabbè. No, vabbè.
che rientro perché qui ha riniziato a piovere. Se non si è capito, non ci sono le condizioni fuori. Direi che oggi la trascorriamo serenamente qui nel parcheggio di Porto Palmas. Però ci rincuoreremo perché stasera, oggi è giovedì, e stasera c'è Masterchef. E probabilmente ogni volta che c'è Masterchef lo onoriamo con un piatto preparato. Allora stasera mi metto lì ai fornelli. Ma questa è un'altra storia, ne riparleremo più tardi. Con qualcosa di molto buono. Guarda le mie brioscine. Bra. Carine, no? Yes. Te che dici invece? Te che dici invece? Abbiamo fatto una cavolata a venire fin qui, vero? In Argentina penso di sì. Come già vi aveva anticipato Manu, questa sera c'è Masterchef e noi seguiremo Masterchef, ma ci preparerà un piatto da Masterchef. Allora, questa sera lo chef propone. Aspetta che ti inquadro bene. Visto che il piatto da Masterchef abbiamo dato anche un nome, ma che ti dirò soltanto a preparazione terminata. Stasera prepariamo un hamburger vegetariano. Me lo dirai quando me lo servi. Certo, hamburger vegetariano a base appunto di pane ad hamburger, cheddar, crosta di grana, salsa di soia, cipolla, tofu, sedano, un po' di spezie, tra cui curcuma, curry, pepe, peperoncino, sale e non serve altro. E amore. In pratica si tratterà di un hamburger, il cui hamburger sarà costituito da fette di tofu tostate in padella con della soia per dargli un po' di sale, una cipolla caramellata speziata con le spezie di prima, e dei pomodorini secchi che non ho detto prima, verrà aggiunta la maionese, una grattata di zenzero, del cheddar e poi a chiudere appunto le nostre croste di grana, che anche quelle daranno un po' di sale. Ma la cosa importante anche è che cucinerai tutto in un'unica padella. Certo. Quindi i piatti da lavare dopo saranno meno per te. Claro, no, per te. No, per te, sì, ma l'avevo detto anch'io oggi. No, io cucino. Due volte li ho lavati oggi. Senti, ascolta, vogliamo di cose serie. Due volte. Adesso preparo la cipolla caramellata, quindi la taglio a fettine. Sì. Poi la butto in padella con acqua, zucchero, poi dopo che caramella buttiamo dentro anche ma le spezie. Ma non vediamo tutti i segreti, cioè. Ok, dai. Ti sei emozionato? Sì. Adesso mettiamo anche a scaldare. Anch'io mi sto emozionando. Sì, perché è un mettiamo a scaldare la padella. Sì. Un attimo. Che piangi? Sì. Perché? Devi alzare la padella. Tra l'altro vi faccio notare che manca il coprilavandino, perché qualcuno oggi ha lasciato questo coprifuoco, che adesso prima era lì, adesso è qui, appoggiato, chiuso, con il fuoco acceso, che ha scaldato il vetro ed è scoppiato. Dice proprio esploso tutto questo vetro in casa. Ma questo è un segreto. Vabbè, comunque si butta la cipolla in padella. Semplice, no? Così. Ecco. Un po' di scivolo. Sì, riempiamo due o tre tazzine. No, ne basta una. Di acqua. Aspetta che non ti riesco. Voilà. Buttiamo un'altra mezza tazzina. E poi buttiamo un po' di zucchero QB. Servirà a caramellare. Buona. Intanto è arrivata anche Naya a supervisionare tutto e anche a rubare qualcosa. Se ci troviamo con un panino in meno è colpa sua. Vabbè, mentre la cipolla va. Ah, comunque, questa è una ricetta collaudata. No. Sì, io l'ho già mangiato questo hamburger e sono rimasta veramente, veramente colpita dalla bontà di questo panino. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta e di replicarlo perché merita davvero. Nel frattempo Manu, non ve l'ha detto, ma ha già tagliato la scorza di parmigiano e fettine sottili che poi andrà a scaldare quando farà il tofu. Go, go, go!
meglio. Ta-tan! Mi sono accomodata e adesso aspettiamo questo super hamburger. Arriva. Qui? Un po' in ritardo, eh? Arriva. Si raffredda. Si raffredda. Me lo porterà freddo. Tanto possiamo un po' come qua. No. Esk. Perché ci sono i tastini qui? È arrivato l'hamburger. Posso assaggiarlo? Uh-huh. Vado con l'assaggio. Vai. Ah, non ti ho detto il nome. Il primo colpo di culo non si scorda mai. Questo piatto lo dedichiamo, adesso mi viene in mente, a Pietro Mastroleo, visto che sappiamo che è una parte della cipolla, sia cipolle che aglio, e inserirà i nostri piatti. Pa 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 p